Blockchain, DeFi, criptovalute, criptovalute, criptovalute. Criptovaluta, dicevamo. Bene, ora che abbiamo chiarito che cos'è una blockchain, passiamo alla seconda pillola, ovvero che cos'è una criptovaluta, dove la si può acquistare, a cosa ci serve e quali problemi può risolvere. Innanzitutto vediamo qual è il legame tra blockchain e criptovalute. In questo caso il dato contenuto all'interno della blockchain altro non è che l'insieme delle transazioni relative a quella criptovaluta. Per transazione intendo il fatto che A ha inviato a B del denaro, in questo caso del criptodenaro, della criptovaluta. Ovviamente poi all'interno del blocco delle informazioni del blockchain non sarà contenuto il nome e cognome di chi ha inviato e di chi riceve, ma sarà indicato un indirizzo. Questo lo vedremo successivamente quando parleremo anche dei wallet. Per ora ricordiamoci che ogni persona che invia dei dati è identificata attraverso una stringa alfanumerica che appunto è il suo indirizzo, che poi tra l'altro altro non è che la sua chiave pubblica. Ma non preoccupatevi, ci arriveremo per step. Venendo ad esempi pratici, la criptovaluta altro non è che il denaro digitale. Semplicemente la puoi utilizzare come il denaro normale per pagare digitalmente qualsiasi tipo di servizio che la supporti, quindi anche al bar ormai si può utilizzare in alcune situazioni o sicuramente per fare acquisti online. La differenza rispetto al denaro classico è il fatto che non è emessa da alcuna banca centrale o da alcun ente governativo, ma semplicemente supportata dalla tecnologia blockchain sottostante. La differenza rispetto al denaro classico è anche il modo di utilizzarlo. In questo caso, quindi, dicevo, non è emessa da alcuna banca, in quanto per utilizzarla basta essere registrati sulla blockchain e avere del software installato sul proprio computer o sul proprio cellulare, sul proprio smartphone, per poter effettuare i pagamenti e gestire le proprie criptovalute all'interno di uno specifico software, che in realtà poi è anche hardware, chiamato wallet. Per ora basta sapere che il wallet altro non è che una specifica applicazione, che può essere semplicemente software, dove sono contenuti i valori e le nostre criptovalute, come diciamo un portafoglio appunto classico che contiene le banconote. Perché criptovaluta? Questo perché vengono utilizzati specifici algoritmi di crittografia, in questo caso di crittografia asimmetrica, ovvero c'è una chiave pubblica ed una chiave privata, che vanno appunto ad essere utilizzati in questi meccanismi di encryption, che vanno a salvaguardare la protezione dei dati. In questo caso non dobbiamo comunque preoccuparci perché tutto viene fatto automaticamente attraverso i software e le applicazioni che sostengono appunto la criptovaluta. Dicevo prima dei wallet, sono quindi dei portafogli digitali, virtuali, in cui vengono memorizzati i dati relativi ai nostri scambi. Nello specifico quello che poi esporremo quando vogliamo essere pagati o ricevere del denaro è appunto l'indirizzo pubblico del nostro wallet. Come facciamo però per acquistare le criptovalute? Prima di metterle appunto dentro il nostro wallet. In questo caso ecco dove subentrano gli exchange, piattaforme dedicate completamente all'acquisto e alla vendita di criptovalute. In questo caso ce ne sono differenti presenti sul mercato, da Binance a Crypto.com ad Gate.io. Ma qual è il problema che va a risolvere una criptovaluta? Innanzitutto va ad eliminare la necessità di un intermediario tra chi compra e vende, o per effettuare anche semplicemente le transazioni. Tutte le elaborazioni sono completamente distribuite, non c'è necessità di avere un sistema di supporto di elaborazione centralizzata. Come funziona il sistema di elaborazione dei dati che sta dietro una criptovaluta? Dicevo prima che è una blockchain ed in questo caso vengono utilizzate degli algoritmi di consenso tra diversi utenti che mettono a disposizione il proprio computer e la propria capacità di elaborazione appunto per effettuare i calcoli necessari alla blockchain stessa. Queste persone si chiamano miner. Esistono diverse tipologie di algoritmi di consenso, dal proof of work al proof of stake al proof of space and time, e vi rimando al video su CIA. In questo caso sono molto banalmente come vengono validate le transazioni all'interno dei blocchi. Entreremo nel dettaglio quando affronteremo l'argomento di mining. Vediamo ora quali sono le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato. Eh sì, perché anche per le criptovalute c'è una capitalizzazione di mercato. Possiamo vederlo tramite questo sito CoinMarketCap, molto utile e sempre aggiornato. La prima è sicuramente Bitcoin, dicevo prima la re delle criptovalute, spesso chiamato anche oro digitale, in quanto può essere considerato una riserva di valore, appunto. La seconda, per capitalizzazione e diffusione, è invece Ethereum, che tra l'altro è una piattaforma molto utile per costruire sopra dei servizi di secondo livello. Questo perché, ed Ethereum è un esempio, spesso le criptovalute
sono la parte, diciamo, di monetizzazione di specifici progetti informatici o piattaforme informatiche. Alcune, nate magari come startup, vengono proprio monetizzate per sponsorizzare la startup stessa. Un altro esempio è Cortex, ad esempio, che è una piattaforma per la diffusione di algoritmi di intelligenza artificiale e image recognition, la cui criptovaluta serve appunto per andare a finanziare gli sviluppi di tale piattaforma. Abbiamo quindi visto, spero il più chiaramente possibile, che cosa sono le criptovalute. Nelle prossime pillole affronteremo il discorso relativo ai wallet, andando nello specifico e anche con qualche consiglio su quale utilizzare. Tra quelli gratuiti, tra l'altro, e negli exchange. Quindi, restate sintonizzati. Ciao belli!